Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Se siete nuovi, benvenuti ancora una volta. Oggi vi mostrerò come fare le ciglia a ragno. Alcuni di voi le odiano, alcuni di voi le amano. In questo video vedrete un po' una versione, diciamo, quotidiana delle ciglia a ragno e non andremo proprio all'estremo. Non siamo qui a fare un look da rivista, diciamo da Vogue, però nemmeno un look da tutti i giorni a cui siamo abituati. Per cui è una perfetta via di mezzo per chi ama dare volume e lunghezza alle ciglia e soprattutto andrò a rivelarvi qualche trick utile. Per cui se anche voi per un giorno volete dire no alle ciglia finte, seguite il video. Innanzitutto bisogna piegare le ciglia sempre e comunque. Questo ci aiuterà ad avere appunto un occhio, una ciglia bella pronta ad accogliere il mascara e soprattutto a rimanere là dov'è. Potremmo anche spingere, io a volte lo faccio, spingere la curvezza, diciamo, delle ciglia con il mascara stesso. Però quello che ci permette di fare il piegaciglia è di imprimere proprio la curva, e così che quando mettete il mascara sopra e si secca, la curva rimane lì. Questo succede in realtà soprattutto con i mascara waterproof, quindi più sono secchini più vi aiutano a tenere la forma su. Io però non amo i mascara waterproof, quindi metto quello normale in ogni caso, però voi potete assolutamente scegliere, provare, cercare la tecnica che vi piace di più. Quindi vado a piegare le ciglia. Questo per farvi capire la differenza tra occhio con ciglia piegata e occhio con ciglia non piegata. Cioè, guardate quanto si apre lo sguardo, è incredibile. Cioè, di qua sembra che sta tipo per dormire. Di qua è... Lo so che faccio tutti questi rumori onomatopeici strani, però mi viene più facile spiegarlo con dei suoni. Comunque si vede veramente in maniera molto chiara la differenza. Adesso vado a piegare anche l'altra. Se necessario piegate più di una volta, io lo faccio sempre più di una volta perché una sola volta spesso non basta. Comunque guardate che sguardo aperto, pazzesco. Adesso pronti a mettere il mascara. Io utilizzo 2-3 mascara per fare questo effetto, ne basta uno. Ne basta uno, è inutile dirlo. Io lo faccio perché mi piace il make-up, ci provo gusto, sono una professionista e quindi mi piace sperimentare più cose per essere sempre aggiornata e per sapere come raggiungere un determinato risultato nel minor tempo possibile con i prodotti che mi piacciono. Quindi è naturale che io usi, diciamo, più di un prodotto. Però voi potete usare benissimo soltanto uno. E tra l'altro sto parlando di mascara economici. I Lash Princess di Essence, ce ne sono due, il Volume e il False Lash Effect. Il False Lash Effect è il mio preferito in assoluto tra i mascara low cost e questo qui se la gioca benissimo con tutti i mascara Maybelline. Questo qua è altrettanto bello, non mi fa impazzire lo scovolino, ma è molto utile a quello che stiamo per fare, quindi adesso vedrete. Innanzitutto do un colpo di mascara con questo qua, quindi l'Essence Lash Princess False Lash Effect. Parto benissimo dalla radice . Allora ragazzi, per questa cosa ho bisogno proprio dello specchio vicino, quindi mi dispiace se vedrete un po' di specchio nella camera. Quindi se volete applicare il mascara in maniera piuttosto normale, diciamo così, vi basterà. Io faccio così, la mia tecnica è questa, poi ho fatto un video su questo, però batto alla base e poi pettino le lunghezze fino alle punte, ok? E questo, vabbè, assodato, come mettere il mascara e già ciao, potreste essere super felicissimi così. Però questo è il video sulle ciglia a ragno, quindi ve lo spiegherò. Una volta fatto questo, bisognerà che si asciughi per circa 15-20 secondi, dipende anche dall'ambiente in cui state. Qua dentro c'è il fuoco, fa caldissimo, quindi tra pochissimo andrò a fare una seconda passata. Adesso vado prima a fare l'altro occhio, nel frattempo che passano questi secondi, quindi picchio alla base e spazzolo. Questa è proprio la base
della tecnica di come mettere il mascara, va bene? E tra l'altro, ragazzi, io lo so che molti di voi magari dicono: vabbè, ma io non ho mai usato il piegaciglia, ho paura, mi porta via troppo tempo. A parte il fatto che ci vogliono 20 secondi, l'avete visto. E poi credetemi, cioè, guardate che differenza fa soltanto perché ho piegato le ciglia. Il piegaciglia fa la differenza, quindi io capisco che possa farvi paura, ma c'è sempre una prima volta. Oh, benissimo. Adesso io vado a fare una seconda passata a questo e prendo più mascara. Più mascara. E non fate mai questo gesto, dentro e fuori, sembra una brutta cosa, ma in realtà mettete un sacco di aria dentro, il mascara si secca prima e non vi servirà. Invece ruotare lo spazzolino quando lo mettete dentro all'astuccio vi permette di raccogliere tipo il prodotto che sta tutto intorno, ok? Quindi con questo adesso vado con la punta, a partire sempre dalla base, faccio la stessa cosa di prima, però con la punta piena di prodotto. Ok? Mettetevi in testa che se volete fare le ciglia a ragno dovete praticamente consumare mezzo tubetto di mascara più o meno. E nelle ciglia a ragno tenetevi sempre pronti dei cotton shock, perché se macchiate leggermente la palpebra siete lì a pulire. E è vero che una volta seccato viene via più facilmente, io però mi sono sempre trovata bene così, non ce la faccio a vederlo là, quindi prima che si secca lo tolgo. Nelle ciglia a ragno, dicevo, bisogna raccogliere bene 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 tutte le ciglia, nessuna esclusa, pure quelle che pensate di non avere, cioè queste diciamo nell'angolo interno dell'occhio, no? Che stranamente quando si fa un tipo di look del genere vengono tutte fuori, vedete? E poi continuate in linea orizzontale spingendo sempre sulle lunghezze. A questo punto viene una delle cose più carine, mi sa che l'ho spiegata anche nell'altro video di mascara. Chiudete gli occhi, se ci riuscite appunto una alla volta, e battete e spazzolate solo su lunghezze e punte, soprattutto su punte direi, di modo che quando aprite gli occhi praticamente vi trovate uno spettacolo di ciglia, vi trovate un ventaglio. Cioè, guardate già la differenza tra questo e questo. Ciao! Raccolgo altro prodotto e vado a fare l'altro occhio. Ora, se apprezzate l'effetto, diciamo, se non vi piace l'effetto ragno, però apprezzate l'effetto super volume e quasi ciglia finte, vi dovete fermare qua. E sono praticamente due passate, ma sono due passate abbondanti e soprattutto con tecniche diverse. Se però vi piace l'effetto di ciglia a ventaglio, super ragno dappertutto, seguite questo terzo passaggio. Prendo l'altro mascara, il volume mascara, che ha questa punta un pochino curva, faccio stile 2004, però almeno lo vedete bene. A questa punta io raccolgo sempre un sacco di prodotto e con la parte diciamo non curva interna ma curva esterna, raga, questa parte sopra, vado a picchiettare di nuovo le mie ciglia dalla base alle lunghezze, depositando sempre più prodotto. Il segreto di avere le ciglia a ragno è di depositare il prodotto, per quello che vi finisce in mezzo tubetto. Perché non vado con questa parte curva inversa, questa qua diciamo che sta sotto, no, cioè con questa sopra anziché con questa sotto, ok? Perché questo qua così. Questo qua accompagna le ciglia, quindi è per quello che a me i mascara diciamo incurvanti non mi sono mai piaciuti, perché a me la curva dentro che accompagna le ciglia non fa altro che diciamo mettere il mascara sulla curva naturale delle mie ciglia. Ma se volete veramente curvare e fare l'effetto a ragno, dovete andare con una cosa opposta. È come per il correttore, cioè praticamente sul verde si mette un pochino di arancio, no? Se dovessimo ragionare come si ragiona con le pubblicità commerciali, però questo si secca, un attimo solo, vi spiego questa piccola cosa. Se dovessimo ragionare che la parte curva accompagna le ciglia, praticamente trasposta al correttore questo ragionamento, dovremmo mettere
un color verde sul verde e non ha senso perché la curva segue la curva. Se invece volete spingere le ciglia ci vuole qualcosa che gli va contro. Di conseguenza, quando trovate un tubetto così, un spazzolino così curvo, anziché andare con questa parte, andate con quella sopra e vi cambia la vita. Infatti io adesso vado a picchiettare, quindi ho fatto una terza passata di mascara e sto effettivamente raggiungendo l'effetto ragno. Ora, fino alla terza passata, secondo la mia modestissima opinione, rimane un look, diciamo, universalmente, diciamo così, riconosciuto, comunemente riconosciuto, indossabile. Infatti, se voi vedete, perfettamente ci potete uscire così. Se volete invece l'effetto ragno, però un po' più edgy, cioè un po' più, diciamo, all'avanguardia, allora dovreste fare almeno altre due passate. Personalmente io sono per la via di mezzo, quindi questo è quello che mi piace di più e infatti mi fermo qui. Se invece voi volete l'effetto a ragno proprio come le riviste di moda, diciamo così, allora dovete insistere e fare altre due passate. Io qua mi fermerei, vado a fare un'altra passata di qua e comunque volevo farvi vedere la differenza perché è importante che voi la vediate. Così, così. Ditemi se questo non vi fa l'effetto ciglia finte. Naturali, ma ciglia finte. Sembra che vi siete messi un nastro di ciglia finte naturali. Cioè, adoro. Oggi mi sono messa dopo un sacco di tempo, ma penso almeno qualcosa come 3 mesi, 4 mesi, forse da tempi prima dei tempi della quarantena, mi sono messa il rossetto liquido. Ne sono due in realtà, infatti adoro questa accoppiata, è una roba allucinante. Sono i due rossetti di Nabla Stronger e Fetish Mauve, che sono tra l'altro forse i miei due preferiti di Nabla, e quindi accoppiati insieme una roba mistica per me, una roba che mi fa proprio, guarda qua, mi vengono i brividi, non sto scherzando, per cui mi sta piacendo troppo, perché poi mi piace cambiare tantissimo le tecniche, solo che mi affeziono ad una e quindi non ci penso alle altre. Invece adesso, dopo tanto tempo di rossetti morbidi, rossetti classici, sono passata di nuovo a questi rossetti liquidi, anche se so che sarà una breve parentesi perché le mie labbra si seccano così, e sto adorando perché il colore è pazzi, cioè raga, vabbè. Qui ho fatto un'altra passata, io ho finito praticamente per la parte sopra, per la parte sotto è lo stesso identico processo. L'unica cosa è che servirebbe uno scovolino ancora più piccolo di questi, e mi sa che molti anni fa c'era tipo Clinique che forse faceva un mascara che si chiamava Bottom Lashes ed era appunto per le ciglia inferiori, però io non l'ho mai comprato, eppure mi è rimasta sempre sta fantasia. Di solito a volte preferisco prendere uno scovolino di quelli che io ho da lavoro, oppure stranamente anche gli scovolini che stanno dietro alle matite per sopracciglia spesso sono più sottili, sono più sottili, soprattutto questo qua di L'Oreal Skinny Definer, quindi con questo una cosa del genere vi trovereste ancora meglio. Però in assenza di uno scovolino un po' più piccolo, comunque questi qua di Essence vanno benissimo. Io mi sa che però riprendo questo qua e vado alle ciglia inferiori e sto molto attenta. Adesso vi vedrete in posizioni strane perché cerco di non macchiare la base e soprattutto facce strane. Alle ciglia inferiori faccio un po' una cosa opposta. Prima deposito il prodotto dalla punta dello scovolino, come avete visto, e poi vado a spazzolare in senso orizzontale. Mi viene più facile. Insomma, le ciglia inferiori, tra l'altro, in genere mi danno l'impressione di essere più sottili, quindi accumulano più prodotto facilmente rispetto a quelle superiori. Infatti vedete già che bel effetto, io quasi mi fermerei, anche perché spesso non mettendo il mascara waterproof mi ritrovo con le macchie nere sotto gli occhi. Se avete visto il video di The Yoviness sul terrazzo capirete di cosa sto parlando. Comunque, da quando non vivo più a Milano ma in provincia, mi mancano un sacco di cose e mi rendo conto che, nonostante io sia un tipo che non esce spesso,
le città, diciamo, grandi che ti propongono, cioè che sono piene di cose, no? Negozi, eccetera, non ti fanno sentire sola. Non che io qui mi senta sola, però insomma fa la differenza. Se io a Milano, quando stavo a Milano, un pomeriggio mi andava di uscire per andare, che ne so, a passare per i negozi, così lo potevo fare. Qui, ragazzi, in provincia è un po' la morte. Poi dipende da paesino a paesino dove sto io. Non dico qual è il paese, perché ho già mostrato moltissimo della casa e tutto il resto, e anche per una questione di sicurezza preferisco non dirlo, però vi assicuro che non ci sta niente e che le gelaterie chiudono tipo qualcosa come alle 8, ma io dico no. Ma che cosa apri a fare se chiudi alle 8 di sera? Ma io non sto scherzando, raga, io sono abituata che giù a Napoli teniamo aperti i negozi, tipo, che ne so, anche nel paesino sto parlando, è ovvio che confrontando Milano-Napoli hanno degli orari più o meno simili, ma a livello di paesino a me la gelateria rimane aperta fino all'una. Ma vabbè, sarà un'esagerazione, però in estate che chiudi alle 8, ma che gelateria è? Vabbè, sono rimasta con sto coso in mano che si secca, poi mette un altro po' di mascara. Vi prego, se siete arrivati a questo punto, mettete l'immagine del gelato. Non so se esiste un emoji del gelato nei commenti, perché sta cosa mi fa troppo ridere. Ecco qua, e avete le vostre ciglia a ragno, laddove appunto la cosa bella delle ciglia a ragno è che voi potete decidere lo spessore che volete. Se volete una cosa, diciamo, ancora indossabile, anche se onestamente, ragazzi, io non giudico, anzi io, a me piace quando uno è fuori dal coro. Quindi se uno vuole indossare le ciglia a ragno esattamente come quella che vede sui giornali, ma che problema c'è? Anzi, io a volte infatti l'ho fatto, solo che preferisco questa versione un po' più, diciamo, comune, per dire. Per cui questo è il risultato che avete se volete fare le ciglia a ragno indossabili un po' da chiunque. Questo era tutto per quanto riguarda le ciglia a ragno. Spero che, come al solito, vi sia piaciuto il video, ma soprattutto che avete tratto qualcosa di interessante che potete applicare nella vita di tutti i giorni. Come dico sempre, non è che dovete riprodurre questa esatta cosa, ma spero di avervi dato un poco di ispirazione, ecco. Se vi piace questo look, mi raccomando, ragazzi, mettete like, condividete, ormai ve lo dirò sempre, perché ho capito che, cioè, non mi piace moltissimo dire questa cosa, però ho visto la differenza, purtroppo, per fortuna, e che quando lo dici, comunque, giustamente la gente se lo ricorda ed è, mi pare, corretto dirlo. Quindi mettete like, condividete, iscrivetevi, attivate la campanella per le prossime notifiche. E cosa importantissima, perché io sto vedendo che comunque su YouTube sto apprezzando le iscrizioni che arrivano quotidianamente, e che onestamente sono un bel flusso d'aria fresca, perché non vedevo questa frequenza di iscrizioni da un bel po' di mesi, mi emoziono quasi a dirlo. Però quello che mi premeva anche dirvi è: seguitemi anche su Instagram. Mi rilasso un attimo. Subito mi butto il vento negli occhi, che ho gli occhi secchi, però come fai a inghiottire le lacrime? Dicevo, seguitemi anche su Instagram, perché lì posto, diciamo, anche foto dei look che faccio, dei famosi reel, quindi nuovi video di 15 secondi che magari possono catturarvi l'attenzione nel caso in cui vi siete persi qualche video. Ogni tanto metto anche qualche IGTV su qualche modella, insomma. Seguitemi anche su Instagram, mi farebbe molto piacere. Spero che questo video, insomma, vi sia stato utile in qualche modo ancora una volta. Scusate, ripeto sempre le stesse cose, a volte me ne rendo conto. Vi abbraccio tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!